Essere a questo convegno a Roma che parla di ambiente e di salute è importantissimo perché credo che l'AIL come associazione e AIL Brescia come associazione provinciale sia e deve essere impegnata anche su questo fronte. Se non c'è un ambiente sano non possiamo avere una salute, anche i nostri malati vanno incontro a problematiche che si aggiungono a problematiche ematologiche, anzi molte volte è proprio l'ambiente che porta anche a problemi ematologici. Quindi una riflessione va fatta, un impegno va fatto, per cui anche a Brescia abbiamo varato questo progetto Ambiente Salute che comporta l'eliminazione della plastica dalle nostre case di accoglienza, fare un'assistenza domiciliare con le automobili elettriche, fare la riabilitazione in luoghi salubri attraverso i gruppi in cammino, nei parchi naturali che ci sono nel territorio bresciano, fatta anche attraverso la veloterapia sui nostri laghi e anche sul mare, visto che abbiamo portato il progetto Itaca, che è diventato Sognando Itaca, quest'anno saremo sul mare Adriatico, e porteremo questo messaggio di riabilitazione per i malati oncoematologici, un'attenzione verso l'ambiente e la natura, un'attenzione verso l'alimentazione, perché anche una natura malata porta un'alimentazione scorretta, un'alimentazione con problematiche che poi si ripercuotono sulla salute dei cittadini.